adesso passiamo allora alle domande. Allora, qui c'è uno che dice: quando siamo in presenza di un aumento dell'inflazione legato ad un aumento dei costi, ad esempio delle materie prime, quali sono le misure che la MMT propone per garantire comunque la piena occupazione e la spesa per i servizi? Ok. Now, when you have commodities induced inflation, commodities go up and you get inflation, all right? What does MMT propose? What's the proposal by MMT to cope with that and to guarantee full employment and also, services for the citizens? Right. So let's say you have a deep freeze. Short answer. Una risposta corta. You have a deep freeze. Diciamo di avere. And all the tomatoes die. Praticamente c'è una gelata pazzesca e the price che goes up. Che praticamente distrugge tutto il raccolto di pomodori. I prezzi aumentano. For an economist, that's not inflation. Per un economista questa non è inflazione. Okay. We call that a relative value story. La chiamiamo una storia a valore relativo. Markets allocate by price. I mercati distribuiscono in base al prezzo. So, price of tomatoes goes up, per cui se il prezzo dei pomodori aumenta, questa non è inflazione. Io non sto dicendo che i politici non la chiameranno inflazione, ma questa è un'altra vicenda. Dato che il prezzo dei pomodori è aumentato, la questione è questa. Tutti quanti hanno un aumento di stipendio? In maniera da poter comprare la stessa quantità di pomodori che compravano prima? If you do that, se si pensa a una situazione di questo tipo, it's not gonna work. Non si capisce che non può funzionare. The price of tomatoes will just go up some more. Il prezzo dei pomodori continuerà a aumentare. There aren't any. There's only a few left. Perché praticamente ce ne sono pochissimi in giro. More money will only create more spending power. E will only create più higher potere prices. Di spesa non porterà che a un aumento ulteriore dei prezzi. It can't create more tomatoes. Non potrà creare That's più inflation. Pomodori. E questa è l'inflazione. L'inflazione è quando c'è un eccesso di domanda che fa aumentare i prezzi. Quindi non riguarda la scarsità di un bene di consumo particolare. La scarsità è un problema diverso. C'è bisogno di raccolti più grandi, più agricoltori. Or people have to eat something else. Oppure la gente si deve abituare a mangiare qualcos'altro. When a foreign monopolist raises the price of oil. Per esempio, quando si aumenta il prezzo del petrolio perché c'è un monopolio, oppure aumenta il prezzo del gas naturale. Russia charges Europe five times what natural gas costs in the United States. La Russia fa pagare all'Europa 5 volte di più di quello che il gas costa negli Stati Uniti. That's not a monetary issue. E questa non è una questione monetaria. Okay. And so, there's no reason perciò that non c'è motivo per cui c'è l'aumento del prezzo del gas da parte della Russia. And it raises the consumer price index. Aumenta l'indice dei prezzi al consumo. People call that inflation. E la gente comincia a parlare di inflazione. The right answer is not la risposta giusta to put 10% of your people out of work. Non è quella di licenziare, di lasciare senza lavoro il 10% della popolazione. Hoping that makes Russia lower the price again. Sperando che così la Russia decida di abbassare il prezzo del gas. It's important to have full employment at all times. È importante avere una piena occupazione sempre. Unemployment is a real cost. La disoccupazione è un costo reale. Lost output, lost real wealth. Un costo reale, un costo enorme di perdita di ricchezza. Massive depreciation of human capital. Un enorme deprezzamento del capitale umano. Changing in commodity prices. Il cambiamento dei prezzi dei prodotti al consumo non dovrebbe interferire con la piena occupazione. La cosa deve essere gestita in un altro modo. Non con una politica fiscale che porta alla disoccupazione. È stata troppo lunga la risposta. È stato sgridato.
non si possono fare delle domande e, come dire, mi spieghi il senso della vita, perché cioè, o mi riassuma la Divina Commedia, come dire. Ma cominciamo, qui dice per quale motivo la MMT non viene accettata da molti economisti. How come most economists would not accept or understand MMT? What's your name? For most economists, per la maggior parte degli economisti, although you can understand, anche se voi la riuscite a capire, it's too hard for it. È troppo difficile da capire per loro. The problem is reconciling. Il problema è riuscire a riconciliarla with what they think they already know. Con quello che loro credono adesso. They confuse the real economy with the monetary economy. Possono, loro confondono l'economia reale con l'economia monetaria. They still think in terms of pensano ancora alle cose come se esistesse ancora lo standard aureo. Chairman Bernanke, il presidente Bernanke, had his dissertation on the Great Depression of the 1930s. Praticamente ha fatto la sua tesi di laurea sulla Grande Depressione degli anni 30. It happened on the gold standard. Quando ancora esisteva lo standard aureo. And everything he did in 2008, e tutto quello che ha fatto nel 2008 would have been the right thing to do. Sarebbe stata la cosa giusta da fare. We were on a gold standard. Se fosse esistito ancora lo standard aureo. But we're not. Ma però non esiste. So it wasn't the right e quindi thing. Non era la cosa giusta da fare. He didn't understand it. E questo non lo capiva. Ok, allora. Ok, il meccanismo europeo di stabilità, cosiddetto salva stati, è il colpo finale alla sovranità degli stati, o che altro? Cosa ne pensa? What you think of the European stability mechanism that's supposed to be the final straw to the monetary sovereignty of the states in Europe? You know, what do you think about it? You know what it's like standing in a bucket. È come stare in piedi in un secchio. Then try to lift yourself up by the handle. E cercare di tirarsi su prendendo il manico. Yeah. Everybody who has a problem with debt. Ecco, tutti quelli che hanno dei problemi di debiti. So if they all get together and issue bonds. Se si mettono tutti insieme e iniziano a mettere dei titoli. Then somehow the total is better than the. Certo, ovviamente l'unione farà la forza. The problem is only the issue of the currency. Il problema è che solo l'emissore della valuta can support any banking system. Può sostenere qualunque tipo di sistema bancario and any necessary deficit spending. E qualunque tipo di spesa a deficit. Because only the perché solo l'emissore della valuta non è limitato dai problemi di prestiti e di esazione di tasse. Bisogna essere prima in grado di spendere e poi di riscuotere le tasse. I singoli paesi europei adesso non sono in condizioni di farlo. Devono prima tassare e contrarre prestiti prima di poter spendere. Ed è per questo che usavo la definizione di prociclici. Quando sono in un ciclo in salita, possono prendere a prestito e spendere. Quindi sempre più intensamente. Fino a quando c'è il punto di crollo. Però quando il ciclo va verso il basso, è necessario ridurre, tagliare e quindi la situazione peggiora. Si trovano bloccati in una posizione in cui spingono sempre nella direzione sbagliata. Non è colpa loro. Ok, allora la domanda qui dice, la finanza speculativa potrebbe influenzare la tabella dei cambi una volta tornati dalla lira a nostro svantaggio?
e le lobby finanziarie come potranno girare a loro vantaggio l'applicazione della NFT. Ok, let's say that we go back to the how would financial speculation be able to interfere with exchange rates against speculating on the exchange rates against us, and also can the financial lobbies use MMT to their advantage? Okay, so if the people operating the currency, se le persone responsabili della valuta, the government that issues the currency, cioè il governo che emette la valuta, understands its own currency, capisce come funziona la sua valuta, we would not have a problem with speculation. Non ci sono problemi di speculazione. Second of all, secondo punto, understands MMT. Chi capisce l'MMT? I know from first-hand experience, per esperienza diretta, Morgan Stanley, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura, Credit Suisse. Credit Suisse. The people I've talked to, ecco, ci sono persone che hanno letto il mio libro, l'hanno capito e ne abbiamo parlato. Barclays. Probabilmente potrei entrare anche più nel dettaglio. Comunque, ci sono svariati. Ce ne sono parecchi che la capiscono, diciamo. They try and use it to make profits. Certo, cercano di utilizzarla per fare profitti, per fare utili. These are the ones who understood that. Sono questi che capiscono when the US was quando gli Stati Uniti sono stati declassati, i tassi di interesse non sarebbero saliti. So you have the e quindi c'erano poi, pension funds, per esempio, i manager ignoranti dei fondi pensionistici, come PIMCO per esempio, che è particolarmente conosciuto, che vendevano i propri titoli perché avevano paura di un default. E vi assicuro che questi dealer non rimarranno mai senza titoli. Ok, in che caso e a quali condizioni si potrebbe apprezzare la lira dopo l'eventuale uscita dall'euro? Okay. New lira after the euro, in what instances the lira could appreciate? Well, I think at first it could appreciate. Beh, inizialmente si apprezzerebbe. If it's done the way I specified earlier. Ovviamente se le cose vengono svolte nella maniera che vi ho spiegato prima. Very simple. Molto semplice. You start taxing in lira, si comincia a imporre la tassazione in lire and the government makes all payments e il governo comincia a fare tutti i pagamenti in lire. You don't convert bank deposits. Non si convertono i depositi bancari. Leave the rest of the private sector. Si lascia da parte il settore privato. E poi si dice ai possessori di titoli che aspettino un attimo, bisognerà pensare a come procedere da quell'atto. In questo caso io mi aspetterei che la lira potesse essere molto forte inizialmente e poi dovrebbe stabilizzarsi e poi da lì si potrebbe procedere. Ok, allora, mentre lui continua a cercare sui foglietti, voglio aggiungere una cosa. If all the member nations, se tutti i paesi membri stop taxing in euro tomorrow, smettessero da domani di tassare in euro e cominciassero a tassare nella propria valuta, the value of the euro would go to zero. Il valore dell'euro calerebbe a zero. And all the bonds would be gone. E ovviamente tutti i titoli praticamente svanirebbero nel nulla perché sarebbe una valuta che non vale niente. All the public debt would be gone. E scomparirebbe anche il debito pubblico. Taxation ceases in a currency. Praticamente, quando la tassazione in una determinata valuta cessa, the value goes to zero. Il valore cala a zero. The tax is the source of value. Praticamente, la tassa è la fonte di valore. It only takes one tax to
give it back. Praticamente basta una tassa sola perché si crei questo valore. When Italy first started taxing in quando l'Italia ha cominciato a tassare in euro, tornando alla lira, la banca centrale mette gli euro in riserva. I cittadini vendono gli euro per avere lire. Cosa ne fa poi la banca centrale di tutti questi euro? Ok, we go back to the era and you say that you know the citizens would try and exchange euro deposits to get euros and stuff. And so all these euros would go back to the central bank. So what does the central bank do with them? No, the individuals would buy their le persone lira in the open che market. Comprassero lire sul libero mercato. Not from the central bank. Ah, le persone comprerebbero le lire. No. Okay, he says what you said. You said that you know we have to go back to the lira and the euro deposits. Okay. Yes, individuals. Yeah, individuals. Yes. But what if you know I sell these euros to get euros to function in my society? You sell them in the open market. Yeah, and where the euros go to where? Wherever we want. Okay, carry on. Ok, allora sì, c'è una piccola incomprensione, cioè quando il cittadino che si ritrovasse con la nuova lira e un conto corrente in euro e vuole liberarsi di questi euro per ottenere lire, per pagare le sue tasse, per vivere nella sua nazione in lire, questi euro vengono venduti sul mercato aperto, quindi non è che vanno a finire alla banca centrale, semplicemente vengono acquisiti da qualcuno che ti dà delle lire in cambio di prendi gli euro. Il governo farebbe tutti i pagamenti in lire. E quindi? Quindi praticamente la vostra busta paga sarebbe in lire. Praticamente il governo avrebbe un deficit in lire. When you sell your euro to the open market, you said something is in here. You know, who has the euro? Well, it's just like today when you sell euros for dollars. Somebody else. Praticamente così. Comfortable. So I go to the euro. Aspettate che stanno dibattendo la questione. Aspettiamo che si capisca. Per pagare i conti correnti di tutti, questo è il punto.
E nessuno è obbligato. E tra l'altro non è che siamo poi tutti costretti a correre la mattina dopo a vendere tutti questi euro, non è un fenomeno che accade il giorno dopo. E molti pensano che la gente quando è pagata in lire immediatamente le va a vendere per gli euro. È un mercato che va in due direzioni. Alcuni, per esempio, che vendono la propria attività la possono vendere in lire. Quindi qui c'è un'altra domanda che ci sbarazziamo. La posso rispondere io perché l'ha spiegato tutta la mattina, cioè tutto il pomeriggio. Cioè, è corretto dire che oggi i titoli di Stato vengono usati come pronti controtermine per regolare i tassi e la quantità di moneta? E la risposta è sì e no, nel senso che questa è la funzione dei titoli, dovrebbe essere la funzione dei titoli, però col problema dell'euro no, perché oggi i nostri titoli vengono emessi per finanziarci, perché questa mostruosità dell'euro ci ha portati a a essere costretti a ritornare come quando avevamo lo standard euro, cioè che mettevamo titoli per finanziarci. Quindi la risposta è sì, in teoria, nell'euro no, nell'euro purtroppo oggi i titoli servono per finanziarci. Ok. Ok, cosa succederebbe, cosa accadrebbe secondo lei all'euro, paesi zona euro, se l'Italia e solo l'Italia uscisse dall'euro, e cosa succederebbe in particolare alla Germania? But what would happen to, you know, the Eurozone if it was defaulted from the euro, and what would happen to Germany? Io non penso che succederebbe niente di particolare a nessuno. Se volessero commerciare con l'Italia dovrebbero cominciare a usare di nuovo le lire e viceversa. E quindi se si va in vacanza bisogna cambiare soldi come si faceva prima. Ma è un sistema molto inefficiente. Avrebbe più senso avere un'unica valuta. Ma la gestione della valuta deve avvenire per scopi pubblici. Se gestissero la valuta in maniera tale da avere una piena occupazione, una prosperità quindi, non saremmo noi tutti quanti qui a parlare. Il problema è la cattiva gestione dell'euro. Quindi la risposta sta o nel correggere questa cattiva gestione o di farselo meglio da soli. Ok, allora qui è una domanda che ci riporta a... Vabbè, va bene, giusto ripetere i concetti base. In uno Stato con la propria moneta, com'è possibile che questo possa stampare denaro quasi senza limiti, oppure quali sono i limiti? Sovereign currency, the sovereign state, is it possible that the mint money, issue money, no limits, o what are the limits? Quando avete una vostra valuta, il modo migliore per pensare alla spesa pubblica è che è dire tutti i tipi di spesa richiedono che venga stampata la moneta. E anche la tassazione dipende dalla moneta che viene stampata. Quindi la spesa fa aumentare, diciamo, i numeri verso l'alto e la tassazione li fa calare verso il basso. E l'unico modo in cui ci possono essere dei risparmi è se il governo spende di più di quello che tassa. Perché altrimenti da dove verrebbero? Se avete per esempio in tasca una banconota da 10 euro e qualcuno l'ha spesa e non è ancora stata tassata, altrimenti non ce l'avreste. Circuit theory? Ah, la domanda me la leggo.
anche in italiano se non sapete, dice: che cosa ne pensa il professor Mosler del circuitismo? Circuit theory is absolutely correct. Il circuitismo è una teoria assolutamente corretta. At least all that I've seen. Per lo meno per quello che ne ho visto io. But it's incomplete. Però è incompleta. It doesn't start at the beginning. Non comincia dall'inizio. It starts by saying, comincia dicendo: firms hire people, le aziende assumono dei dipendenti, they borrow from the bank to pay them, prendono a prestito dei fondi dalle banche per poterli pagare, sell the product, vendono i loro prodotti, get the money back, per riuscire a riguadagnare questi soldi pay off their loans, e poter restituirli poi alle banche da cui hanno ricevuto dei prestiti. But the question left unanswered, ma la questione che rimane ancora irrisolta, why do people work for the money in the first place? Perché la gente deve lavorare per guadagnare dei soldi? When I explained this to quando questo io ho cercato di spiegarlo al professor Alain Parguez 15 anni fa, he added that to circuit theory. Lui questo l'ha aggiunto al circuitismo, alla teoria. And he was rejected by all the circuses. E tutti i circuitisti l'hanno mandato a quel paese. He stayed with it because he knew it was correct. Però lui è rimasto fermo sulla sua posizione perché sapeva di avere ragione. To his great credit. E a suo beneficio bisogna dire and intellectual honesty. Che ha una grande onestà intellettuale. Allora, perché non si taglia la testa al toro mettendo mano ai trattati e rendendo l'euro moneta sovrana, o meglio sovrasovrana, in modo da poter usufruire delle potenzialità virtuose, delle potenzialità virtuose connesse. Ok, Feinstein is correct, basically, why don't you get the transport to the United States of Europe with the Fed, with the Treasury, changing the treaties that they fit on? Well, Europe's already there. Beh, l'Europa esiste già. All it requires is better management. È necessario solo che venga gestita meglio. And my proposal is to get it very close to what the United States is. Ma my proposal. Ah, la mia proposta è molto vicina a quella che viene prospettata con questa domanda. The 10% distribution. Cioè quella distribuzione famosa del 10% di cui avevo parlato prima. Is very close. È molto vicina to what the a quello che fa il governo federale negli Stati Uniti. Our deficit in the United States. Nostro deficit negli Stati Uniti a livello federale è circa l'8% del PIL. That means the states e questo don't have significa to do that. Che non lo devono fare gli stati. So they stay solid. Per cui mantengono la loro solvibilità. So I propose the European Central Bank. E quindi io propongo che la Banca Centrale Europea deficit spend spenda a deficit 10% of GDP. Il 10% del PIL. Now I called it a distribution, but it's a deficit. Questa it's partially deficit. Io questo l'ho chiamato contributo, distribuzione, ma in realtà sarebbe una spesa a deficit. In questo modo non lo dovrebbero fare i singoli paesi membri. Perciò praticamente più o meno la stessa cosa, cioè il meccanismo già esisterebbe. L'emissore della valuta deve essere poi quell'ente che gestisce il deficit. That's the transformation ed è questa la trasformazione che è necessaria. And it can be done within the e si può fare anche all'interno della struttura esistente. Secondo lei Mario Monti, attuale Presidente del Consiglio, non eletto, è in grado di capire la MMT volutamente, ignora l'esistenza di contenuti? Io propendo per la seconda cosa. Does Mario Monti understand MMT? He's studied economics at MIT, is that right? Ha studiato economia all'MIT, giusto? Or era Draghi? Era Draghi. I would think io
Ma questo non significa che non la capisca effettivamente. Ok, allora, domanda. Chiarire il discorso delle riserve auree. Le riserve auree possono essere spese per ripagare il debito dallo Stato, si deve fare, è possibile. The gold reserves, the United States government, can gold be monetized to pay the debt? Is that recommendable? Would you do it? To sell the gold? To sell the gold to pay to pay to scale down the debt. Would I do it if I were in Italy right now? Well, can it be done? It would be a temporary fix. Potrebbe essere una soluzione temporanea. If you look at currency users like the US states. Per esempio, consideriamo gli utilizzatori della valuta come gli stati degli Stati Uniti e i paesi che contraggono prestiti in valuta estera. Markets don't let your debt ratios. I mercati non lasciano che i loro indici di indebitamento get more than, 20% superino, diciamo, il 20-25% del PIL. California's debt to GDP. Il rapporto debito PIL della California is 5%. È del 5%. And they have a problem. E loro hanno un problema. So Italy's at 100. L'Italia è a quanto? È a 105-110? Now they got there because vabbè, allora, siamo arrivati a questo punto perché l'Italia prima era un paese che metteva la propria valuta. No, e non c'erano problemi. When they became a currency ma user, quando è diventato invece paese utilizzatore della valuta, big problem. Sono andati problemi. Okay, non avrebbe dovuto so andare così, però così è andata. So perciò per poter ritornare ad un livello per così dire sostenibile dovremmo scendere a un 20-25% di rapporto. Ed è possibile. Selling the gold, vendere l'oro, vendere le riserve auree? May get it down. Sì, potrebbe magari farlo calare di un po'. 70-80%. 70-80%. Still not enough. Però non basterebbe. All that's going to happen, perciò you'd be back in the same problem, ci si ritroverebbe con lo stesso problema with no gold. E senza più riserve auree. Ok, allora si dice, ragazzi, però scrivere, va bene che si parla in modo latino, scrivere in cinese, con l'MMT pieno quotazione basso sviluppo economico, ma con la Cina che incamerando valute estere fa in modo da non rivalutare gli yuan e tiene bassi gli stipendi, come facciamo a evitare di comprare troppe merci cinesi e affossare quindi la nostra economia per evitare di non portare i nostri stipendi a quelli cinesi? Right. Ok, fine MMT and full employment and stuff. But China holding all these foreign currencies and it's keeping the yuan low and wages going up. Okay, how can we avoid having to buy too many Chinese products and so therefore as a consequence to sink our economy that way? You know, how can we avoid lowering our wage standards to those Chinese? Okay. La risposta è che lo potremo fare mantenendo una politica di piena occupazione sempre. Per qualunque governo di qualunque dimensione bisogna mantenere le tasse a un livello giusto in maniera da far sì che la popolazione abbia abbastanza soldi da spendere per poter comprare tutto quello che si possa produrre mantenendo la piena occupazione più ovviamente tutto quello che il resto del mondo ci voglia vendere. L'economia praticamente è l'opposto della religione. Nell'economia è meglio ricevere che dare. So,
In economics, nell'economia, in the real world, nel mondo reale, exports are real costs. Le esportazioni sono costi reali. Imports are real benefits. Le importazioni sono dei benefit reali. You have to work to e quindi exports. Bisogna lavorare per and produrre le esportazioni e poi vanno a finire a qualcun altro. Why would you do that? E perché lo dovremmo fare? Only if you want something back. Solamente se si vuole avere qualche cosa indietro, in cambio. So think about your real pensate wealth. Veramente alla vostra ricchezza reale. Think of it as your pile. Pensatela come una montagna di soldi, no? The pile is everything you can produce domestically. E questo mucchio praticamente è costituito da tutto quello che voi riuscite a produrre all'interno del paese. Plus what you import. Più quello che importate. Plus what the rest of the world sends you. Più quello che tutto il resto del mondo vi manda e che diventa vostro. Minus what you have to export. Meno quello che dovete esportare oppure che dovete dare fuori. Okay. So after the I was at a interesting. Look, the countries that export. I paesi che esportano. They're the world's slaves. Sono gli schiavi del mondo. Since World War II, dalla seconda guerra mondiale, if General MacArthur had gone into Japan, se il generale MacArthur avesse deciso di invadere il Giappone, and he said, "You lost the war." E if General MacArthur had said to Japan, "You lost the war. You have to send us 2 million cars a year." Voi ci dovete mandare 2 milioni di auto all'anno. You don't send us 2 million cars a year. Se non ci mandate 2 milioni di auto all'anno perché avete perso la guerra, we have more atomic bombs. Noi abbiamo altre bombe atomiche. You must send us 2 million cars. Quindi è meglio che ci mandiate 2 milioni di macchine all'anno. There would have been a big uproar internationally. E questo avrebbe causato grandissima risposta a livello internazionale. You can't do that to those poor people. E tutti avrebbero detto, non potete fare questo a quei poveretti. We tried that with Germany after World War I in the Treaty of Versailles. Ci abbiamo provato con la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale col Trattato di Versailles. It's inhumane, you can't do that. È inumano, non si può fare. Well, what's happened since World War II? E che cosa è successo dalla Seconda Guerra Mondiale? Japan has sent us 2 million cars a year. Il Giappone ci ha mandato 2 milioni di automobili all'anno. Every year. Tutti gli anni. For 65 years. Per 65 anni. And they think they're winning. E pensavano di vincere loro. We think we're losing. E noi pensiamo di perdere. It's the biggest case e quindi, vedete, questo è il caso più eclatante di riparazione dei danni di guerra in the history of the world. Nella storia del mondo. Three generations of Japanese. Tre generazioni di giapponesi have worked 12 hours a day. Hanno lavorato 12 ore al giorno in their machines. Sulle macchine, building eccetera, cars. Costruendo queste automobili splendide. Golf clubs, cell phones, golf club, cellulari, e mandando tutto questi prodotti negli Stati Uniti. And we sit around on e noi ce ne stiamo lì disoccupati, driving the cars all day, che ce ne stiamo in macchina tutto il giorno e parliamo al telefonino. And we think we're losing. E noi pensiamo che siamo noi che perdiamo. E loro pensano che invece vincono loro. È assolutamente una cosa allucinante. We send trade negotiators to stop it. E noi dovremmo mandare dei negoziatori per mettere fine a questa situazione? They refuse. E noi, loro rifiutano di metterci fine. China refuses to stop sending us. Praticamente la Cina si rifiuta si rifiuta di smettere di mandarci 300 milioni di dollari all'anno di prodotti. And what do they have to show? E che cosa hanno da farci vedere? Japan has $2 trillion. Il Giappone ha 2 trilioni di dollari. It's a number. È un numero. On the account and the central bank's computer. Un numero nei computer della loro banca centrale. Tre generazioni di persone che ci hanno mandato tutto quello che facevano. They get a bank statement. E alla fine che si ritrovano? Un estratto conto della banca. What if we say, gee, we just had a computer mistake? E se si dicessimo, il computer si è sbagliato. The computer broke. E il computer si è rotto. You don't have your account information. Non ci sono più i vostri conti. What do they have? E cosa gli rimane?
rimane? Nothing. Zero. What are they going to do? E allora che fanno? Call the manager? Che fanno? Chiamano il capo, il direttore? This is complete madness. Three generations. È una follia pura. Tre generazioni di persone nate e morte per costruire prodotti venduti all'estero. The World Trade Organization. È l'Organizzazione Mondiale del Commercio. This whole line of countries. Ha tutta questa grana, questo stuolo di paesi begging. Che premono to sell more to the US. Pregano di poter vendere sempre di più agli Stati Uniti. So we can have more products. In maniera che da far sì che noi abbiamo più prodotti. And they can have a number on the Fed's computer. E loro possono avere il loro bel numerino sul computer della Fed. I say, let's not kill the goose that's laying this golden egg. Io dico, perché ammazzare la gallina che continua a deporre delle uova d'oro? Ok, per parentesi. Chi deve andare si alzi pure senza aver paura di disturbare. Allora, andiamo avanti con le domande. Full employment, piena occupazione, come si consiglia la qualifica, preparazione, anzianità con lo spostamento dei lavoratori in merito alle crisi occupazionali di settore? Right, ok. He says, full employment is how do you put together, once you have a person in education, training, and how many years with the students and teachers that they have to be able to do all the business? I'm more than just aware that that is from the labor price of money. You know, how do you put together these things? Una volta capito che i fondi ci sono, quindi ci sono abbastanza fondi per dare da lavorare a tutti quelli che vogliono lavorare, e non è un'offerta gratis, perché la gente vende il proprio lavoro e il proprio tempo per un'equa retribuzione. Then those details get worked out. Allora, politicamente parlando, anche tutti questi dettagli si risolvono. Now, let me quickly add one more thing. Adesso volevo aggiungere un'altra cosa sull'Europa. Germany's been exporting. La Germania esporta, è stata esportatrice netta. To Italy, France, Greece. Verso l'Italia, la Francia, la Grecia. Not that. Basta così, no? Devo aggiungere altro. Ok. Allora, la lira è, o sarebbe, non so, comunque la lira è una moneta molto debole, è vulnerabile soprattutto alla grande speculazione degli hedge fund, perché è garantita da un solo paese, non dall'Unione Europea. Come posso prevenire le speculazioni se continuasse a esistere? Ok, currency and vulnerable to speculations by hedge funds particularly. It's not guaranteed by a big country, we're not a big country, it's not being guaranteed anymore by the European Union. How can it survive financial speculation from the USA if it came back into existence? Well, first we showed how it could, if it's introduced properly, it's going to be innanzitutto credo che abbiamo dimostrato che se viene introdotta nella maniera corretta può essere abbastanza forte. Poi, secondo punto importante, la piena occupazione in ogni momento. E vorrei aggiungere questo punto, e questo non significa che io voglia promuovere una cosa del genere. Ma il livello della valuta non influisce sulla ricchezza reale di un paese. La ricchezza reale è rappresentata da tutto quanto si produce internamente al paese. Quindi praticamente
riesce a, ad avere questa produzione a prescindere dalla valuta. Ma cosa fa la valuta e come va? You grow tomatoes, you get to eat them. Praticamente si coltivano i pomodori e si possono mangiare. Okay, you make shoes, you get to wear them. Si fanno le scarpe e si possono portare queste scarpe. It doesn't matter if the currency non significa che ci siano delle fluttuazioni della valuta, non importa, perché questi prodotti sono vostri, li avete fatti e li usate. Il resto della ricchezza è rappresentata da tutto quello che vi arriva dall'estero, meno tutto quello che mandate voi. Queste importazioni si aggiungono alla vostra ricchezza e queste esportazioni si sottraggono dalla vostra ricchezza, quindi è meglio ricevere che dare. Il livello della vostra valuta non cambia, non influisce su questa situazione. L'esempio che ho dato, io ero in Australia a fare una conferenza. You sent a boat full of coal to Hong Kong. And that boat. Yeah, Australia sends boats full of coal. L'Australia manda delle navi piene di carbone a Hong Kong. Hong Kong. And they come back full of television sets. Che ritornano indietro piene di televisori. Coal, a certain amount of coal will give you a certain amount of television sets. Quindi una certa quantità di carbone corrisponde a un determinato numero di televisori. Based on world prices. Questo sulla base della prezzistica internazionale. That ratio, questo rapporto, of how many television sets, cioè, you get for your numero di televisioni corrispondenti a un certo quantitativo di carbone, has nothing to do with non ha nulla a che fare con il dollaro australiano. You're going to get the same television sets for the coal. Si hanno lo stesso numero di televisori per quella quantità di carbone, anche se non esistesse il dollaro australiano. So the currency doesn't affect what you can produce. La valuta non influisce su quello che si può produrre a livello interno in un paese. Quindi non deve influire neppure sulle condizioni commerciali reali. When it does affect, quello che invece risente della valuta is your distribution within the country. È la distribuzione all'interno del paese. And that's always a political e questo, decision. Questa è sempre una decisione politica. That's under domestic political control. Quindi è una questione che rientra nel controllo della politica nazionale. The question in Australia is, la questione in Australia who has to è make the call? Chi deve andare nelle miniere di carbone e chi è che alla fine si guarda la televisione? Ecco, e tutto questo dipende dalla politica interna. Non esiste una distribuzione naturale, diciamo, sono tutti derivati della politica. Ho risposto alla domanda? Ok, allora qui c'è uno che dice: per definizione la ricchezza finanziaria presa nel suo complesso non è ricchezza reale. L'elite che gestisce questa ricchezza virtuale si pone obiettivi politici ben definiti al di là dell'accumulo di capitale finanziario. Ok, by definition financial wealth is not really wealth. The elites that handle all this financial pool of wealth, what they do, they pursue a political agenda beyond the accumulation of financial capital. So I think they pursue a different one beyond financial wealth. Well, for one thing, they're pretty strange people. Sì, da una parte diciamo che come persone sono abbastanza strane. I know quite a few of them. Io ne conosco alcune. Yeah, my wife will tell you. E mia moglie ve lo può dire. We don't hang out with them very much. Non ci piace uscire con loro moltissimo. They're not at our house for dinner, so. E non li invitiamo a cena. That's a different story. A casa. Comunque questa è un'altra questione. My proposal. La mia proposta involves. You have to look at why is there a pool of capital? Innanzitutto bisogna andare a capire perché c'è questo pool di capitali. And it's pretty much explained in my book. E questo è un aspetto che ho cercato di spiegare estesamente nel mio libro. And the answer is, e la risposta che ho dato it comes from è the myth. Che viene dal mito. The innocent fraud. La frode innocente. That we need to have
money to have savings for investment. Cioè che è necessario avere dei soldi per poter avere dei risparmi da investire. There is no such thing. Questa cosa non esiste. It's the opposite. È assolutamente il contrario. Invece, savings is the accounting record of investment. Praticamente il risparmio è la registrazione contabile dell'investimento. Borrowing money creates prendere a prestito dei soldi crea il deposito. Bank loans create bank deposits. I prestiti dei crediti bancari creano dei depositi. If you buy a house, se comprate una casa e fate un mutuo di $200,000, the bank loans the money to the la seller banca of the house. Praticamente presta questi soldi a chi vende la casa. You have a loan. Voi avete il mutuo. Quello che ha venduto la casa ha il deposito. La banca ha creato il prestito e il deposito. E questa è la direzione. Il deposito non esisterebbe se non ci fosse stato qualcuno che avesse contratto il prestito. Se qualcuno non avesse preso a prestito questi soldi, quindi non avrebbe creato questo prestito, questi soldi fondamentalmente sono nati così. If you have euro in the bank, se avete degli euro in banca, it's because someone else borrowed those euro first. Innanzitutto è perché qualcun altro li ha presi a prestito da qualche altra parte. Okay, but people believe, ma in genere si tende a pensare savings has to come first. Che debbano venire prima i risparmi. It's not true. Ma non è vero. Okay, so what they do is they, in realtà quello che avviene, in realtà poi ci si crede a questo. They create all these, quindi incentives to save. Si creano tutti degli incentivi al risparmio. They give massive tax advantages. Quindi sgravi fiscali enormi. For not spending your money. Per non fare spendere i soldi. Put your money in your pension plan. Magari, non so, investite i vostri soldi in un fondo pensionistico. And you don't pay taxes on that income. E su questo non dovrete pagare le tasse. Until later when you take fino it out. A quando successivamente poi ne avrete la disponibilità. How can you resist that? Come resistere questa tentazione? Now you created these pools of savings. E quindi a questo punto si è creato un pool, un accumulo di risparmio. You've created the whales. Avete creato praticamente la balena. Yeah, the whales for the sharks to feed on. Praticamente la balena di cui si ciberanno gli squali. These pools of money are created by questi accumuli di denaro sono creati per sbaglio. Un'errata comprensione di come funziona il sistema monetario. They don't need to be there. Non dovrebbero esserci. Sono controproduttivi. Okay, they work against public purpose. Vanno contro il bene pubblico. They cause an absurd distribution of income. Causano una distribuzione anomala di ricchezza. Often this misconception. Tutto a causa di questo erroneo, di questa erronea interpretazione. That we need savings to have money, cioè, for investment. Del fatto che siano necessari risparmi per poter avere dei soldi da investire. And worse, if you don't e ancora spend, peggio, if you don't spend your income, se non spendete il vostro reddito, somebody else better spend more than their income. Qualcun altro magari spenderà di più di quello che guadagna. Are all those things you got paid to produce? E tutte quelle cose che voi siete pagati per produrre? Don't get sold. Non verranno vendute. Okay, and that's why we have to have government spending more than their income. È per questo che dobbiamo avere una spesa pubblica superiore a quello che è il reddito. We need government deficits. Abbiamo bisogno di deficit pubblico per mantenere la piena occupazione. To make up. Per compensare tutto quel reddito che noi guadagniamo e non spendiamo perché lo investiamo nei fondi pensione. And the great irony is, e la grande ironia di tutto questo the people who are against the deficit spending, che quelli che sono molto contrari alla spesa deficit are the ones who want sono us to proprio save quelli more. Che ci vorrebbero far risparmiare di più. They don't realize it's the non other si rendono conto che sono le due facce di una stessa medaglia. Okay, but you can read it free online.
Comunque ve lo potete leggere gratis online. E questo è, detto in altre parole, poi quello che noi abbiamo fatto lavorando sul discorso della teoria neoclassica, che diceva che prima bisogna risparmiare, poi spendere, proprio per... sottolineo una cosa, che quest'idea dei fondi pensione, che sono, come lui ha appena detto, un danno reale alla ricchezza nazionale, ok? Questa data è andata da un sindacalista della CGIL a dire che questa cosa è in questo modo, vi guarda in faccia e dite che siete scemi, ok? Ci sono tutta la sinistra, ci cascate questa roba qua. E per quello che io ho scritto, che questo pensiero è più di sinistra della sinistra, non ci arrivano neanche a sinistra in Italia, anzi sono quelli che li hanno proposti. Quindi, ok. Qui c'è un'altra domanda. Allora, chi ha scommesso sulla caduta dell'euro? Quanto guadagneranno? Tale guadagno verrà sottratto all'economia reale? Ci impoveriremo? Adesso mi devo fermare, qui ce n'è anche un altro, ma se no guardate che roba. Ok, now, somebody is gambling against the euro, you know, is gambling on the spending on the how much will it earn, you know, what would be their earnings of the and the fear is that what we should gain would be subtracted from our real wealth. Will we get poor? La questione principale è in che direzione andrà l'euro? Up or down? In alto o in basso? Japan had a major deflationary crisis. Il Giappone ha avuto una grande crisi deflazionistica. And the yen went up. E lo yen è andato su. Okay. In a deflationary crisis, in una crisi deflazionistica la valuta sale, non cala, non diminuisce. The euro surprised most people by how strong it's been. E l'euro sorprendentemente per tutti si è dimostrato molto forte. The Swiss franc had a deflationary problem. Il franco svizzero ha avuto dei problemi deflazionistici. Went up. Ed è aumentato di valore. Not down. Non è calato. The US in 2008, nel 2008 negli Stati Uniti, dopo una grossa crisi deflazionistica, the currency went up. La valuta è salita. So it's not clear. Non è chiaro whether the euro's gonna se l'euro have an inflation problem avrà un problema inflazionistico o deflazionistico. So far, finora qualunque politica è stata deflazionistica. You can look at it the way you potete I call it agricultural product. Per esempio, pensiamo al raccolto agricolo. When the crops, come esempio. When you have a crop failure, crops die. Quando per esempio il raccolto va male, and they're harder to get. Ci sono pochi prodotti, sono difficili da trovare, the price goes up. I prezzi aumentano. When you have a bumper crop, what we call, quando invece abbiamo un grosso raccolto, cioè un'eccedenza, i prodotti sono abbondanti, i prezzi calano. So when the European Union says, quando l'Unione Europea dice to Greece, you can tax 100 million euro. Dovete imporre 100 miliardi di euro in tasse. From all your bondholders. Dovete per esempio riuscire a tassare. Allora quando questo non lo faccio anche, cioè quando mi dici, quando l'Unione Europea ha detto alla Grecia via, togliete 100 miliardi di euro dal valore dei titoli di Stato che voi dovete ripagare agli investitori, cioè sostanzialmente di decurtati di 100 miliardi di euro, che è come dire tassarli, no? Cioè come uno ti imponesse una tassa sul valore che tu hai e ti dice ti tolgo via 100 miliardi di euro. Quando questo succede, so, a tax like that, una tassazione, una decurtazione di questo tipo, which is what it was, che è stata poi questo che volevano, rende l'euro meno disponibile, più difficile da trovare. 100, billion in financial assets. 100 miliardi di beni finanziari were taken away. Praticamente scomparsi, decurtati. Austerity quindi. Higher taxes. Aumento delle tasse. Lower spending. Riduzione della spesa. A crop failure. Quindi è come se un raccolto fosse andato male. Euros are harder to get.
Gli euro sono più difficili da trovare. Banks won't make loans. Le banche sono più riluttanti a concedere crediti. Euros are hard to get. Gli euro sono più difficili da trovare. All these things ecco, tutti questi fattori hanno mantenuto l'euro a un determinato livello. On the other hand, d'altra parte però, they've scared everybody with euro savings. Hanno spaventato un po' tutti i detentori di risparmi in euro. Into getting out into some other currency. Hanno deciso questi praticamente di prendere i loro soldi e investirli in un'altra valuta. So the question is, la questione a questo punto è: will the euro go up or down? L'euro crescerà o calerà? If they keep with these deflationary prices, se si mantiene questa politica deflazionistica, they will drive it up. Alla fine ci sarà un incremento. That's what drove it to 160 to the dollar not too long ago. È per questo che non molto tempo fa è arrivato a 1,60 rispetto al dollaro. Before they frightened all the portfolio managers out of the euro. Prima che tutti i detentori di portafogli finanziari si spaventassero e si allontanassero dall'euro. But portfolio shifts, ma questi spostamenti di portafoglio one-time events, sono eventi una tantum. You sell your euro and then euro done. E quindi si vendono gli euro e basta, è finita. Taxes are ongoing. Ma la tassazione invece continua. Ok, dunque, da un punto di vista economico e sociale, cosa può convenire? Tenere i Mosler bond o uscire subito dall'euro? From the economics and but also socially minded point of view, what's more convenient to you, Mosler bonds or default to your control default out of Europe? Especially socially thinking. If those are the only two choices? Yeah. Well, I guess it would have to be the Mosler bond. Dovrebbero essere i Mosler bond. There'd be a lot less pain and suffering. Perché questo significherebbe molte meno lacrime e sangue. And after they were shown to be successful, e dopo che se ne fosse confermato il valore, if all the euro members adopted them, se tutti i paesi dell'eurozona li adottassero, it would give them the freedom, avrebbero la libertà to adjust the stability and growth factor. Aggiustare il patto di crescita e stabilità. Yeah, Italy can't do this on its own. Una cosa che l'Italia non è in grado di fare da sola. But with enough comfort on the finance side, ma con un po' più di agio, di tranquillità nel settore finanziario, the political forces might allow. Le forze politiche forse lo potrebbero permettere. Ma la domanda che faccio io, se poi, non sei un po' partigiano? Scusami, perché con i Mosler bond okay, hanno la loro funzione tecnica, ma abbiamo appena detto, e l'MMT ce l'ha spiegato molto bene, che un ritorno dell'Italia alla lira sovrana offre delle garanzie anche nel lungo termine di sostenibilità e arricchimento dell'economia, che sono sicuramente molto superiori alla tua proposta. Non vorrei che ti fosse affezionato come Mosler. Yeah, well, look, if you notice, the Mosler bond was brought up as a topic, not by me. Beh, i Mosler bond sono stati tirati fuori da qualcun altro, non da me, forse qualcuno voleva che ne parlassi. Yeah, it's kind of a last resort. Sì, diciamo che sono l'ultima spiaggia. If you look at my proposals, it's not the top of the list. E avete visto che la mia proposta non è mai la prima della lista, è sempre in fondo. They could buy 3-4 years of time. Ci potrebbero dare un 3-4 anni di tempo. Ultimately the answer risposta starebbe proprio nel rilassare il patto di crescita e stabilità. But you can't relax it. Comunque non lo si potrà rilassare fino a you solve the solvency issue. Dopo aver risolto la questione della solvibilità. You must get rid of default risk before bisogna you relax it. Praticamente
praticamente prima superare il problema a rischio di default e poi rilassare, allentare il patto di crescita e stabilità. We saw not long ago what happened in Spain. Qualche tempo fa abbiamo visto cosa è successo in Spagna, tried to relax it, dove si è cercato di allentarlo autonomamente, without addressing the default issue, senza però affrontare il problema default. The markets immediately I mercati immediatamente li hanno abbandonati. They were forced to change e their quindi policy. Sono stati obbligati a cambiare posizione. Bisogna pertanto prima affrontare il problema rischio default. Lei parla del sistema americano come se fosse un buon sistema, non mi risulta. Somebody says you're talking about the American system as a good system. Because it looks like it. Which part of the system? Che parte del sistema? There's a whole lot that I like about it, but I can. Ci sono tante cose di cui potrei parlare. Sicuramente, se avete visto le proposte sul mio sito monstereconomic.com, le mie proposte relative alle banche vanno ben oltre Dodd-Frank o Glass-Steagall, into narrowing banking back to just. Vanno molto oltre la regolamentazione Glass-Steagall che separava definitivamente, restringeva molto le funzioni delle banche separando quelle commerciali da quelle di investimento, cioè sostanzialmente lui fa delle proposte ancora più severe del ritorno alla separazione fra banche di investimento e banche commerciali. Ho una proposta per esempio su un sistema di copertura sanitaria universale. We have an aggressive left-wing president. Abbiamo un presidente progressista di sinistra, whose answer to healthcare, la cui risposta al problema salute pubblica, sanità, was to take $500 billion, è di prendere 500 miliardi di dollari out of Medicare, togliendoli dal sistema Medicare and give it to the insurance company, e dandoli alle assicurazioni. What kind of progressive che left-wing tipo approach is that? Di approccio progressista di sinistra è mai questo? So, those are my proposals on my website. Quindi, le mie proposte comunque le potete trovare sul mio sito. And feel free to send me an email. Mi potete mandare un'email se avete delle obiezioni, volete chiedere, non fatevi dei problemi. In Giappone oggi. Oggi ha una crescita pari a zero anche avendo sovranità monetaria. Ciò significa che il Giappone è arrivato al limite delle sue capacità. In Japan today has zero growth, even though they have to stop some accounts. Does it mean that Japan is at its capacity limit? No, non è arrivato al proprio limite di capacità. Fino a quando tutte le persone idonee in grado di lavorare potranno trovare un lavoro. Un lavoro con una retribuzione ragionevole. Not in the US where you can get an $8 an hour job. Non come negli Stati Uniti in cui si ha una retribuzione oraria di $8. And if you take that job, e se si prende quel posto di lavoro, it's because the company lo si fa perché l'azienda is going to get rid of somebody making $9 an hour. Si vuole sbarazzare di un'altra persona che invece ne guadagna $9 l'ora. That's what happens when aggregate demand is too low. E questo succede quando la domanda aggregata è troppo bassa. In a good economy, in una buona economia, people are valuable. Le persone hanno valore. Business competes for people. E le aziende quindi competono per aggiudicarsi le persone. Not the other way around. E non il contrario. We've been in a bad economy so long. Noi siamo stati all'interno di un'economia che non funziona così, che funziona male per troppo tempo. There is no memory. Che non abbiamo più memoria. Or no conception. Non riusciamo più neanche a concepire of what a good economy is. Cosa possa effettivamente essere una buona economia.
Ecco, voglio dire, ma creare uno slogan per questi cazzi di sindacati italiani che dica esattamente sta roba qua, cioè che in un'economia sana non devono essere i lavoratori che sono in competizione per trovare lavori, devono essere le aziende che sono in competizione per trovare, per dar lavoro. Cioè, capite? Questa è una roba. Avete mai sentito parlare della teoria del gioco, the game theory? Si insegna proprio questa teoria in economia adesso. C'è una parte però che non insegnano. Che il mercato del lavoro non è un gioco equo o leale, diciamo così, per un motivo molto semplice. People have to work to eat. La gente deve lavorare per mangiare. But business only has to hire. Business doesn't have to hire. They only hire if they can make an acceptable profit. Le aziende però non sono obbligate ad assumere. Assumono solamente se possono fare un utile, un profitto accettabile per loro. So it's not a fair game. Quindi non è un gioco leale questo. And game theory will tell you. E la teoria del gioco, la game theory, ci dice che quando il gioco non è leale, come in questo caso, without some kind of support, senza un qualche tipo di sostegno, wages will stagnate, ci sarà una stagnazione dei salari, i salari reali caleranno e rimarranno bassi, bassi per molto tempo, and the share of profits will go up. E gli utili invece aumenteranno. It's no surprise that the share of profits in the US che gli utili negli Stati Uniti now up to an all-time high, siano più alti che mai. Of 9% of GDP. Il 9% del PIL. Now, if you go back, ora, se facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quello che il nostro presidente progressista di sinistra did with the auto industry, ha fatto nel caso dell'industria automobilistica. They crushed the union workers. Praticamente hanno schiacciato i lavoratori che appartenevano ai sindacati, privandoli dei benefit e di tutto quello che loro spettava. And rewarded the union leaders. E hanno premiato invece i responsabili sindacali. With mandatory membership. Quindi hanno reso obbligatoria l'iscrizione al sindacato. And that's how they, quote, ed è così che, qui cito, save the auto industry. Sono riusciti a salvare l'industria automobilistica, tra virgolette. Che altro posso dire? Ok, abbiamo il primo hedge fund manager marxista della... Idee di sinistra venire da un economista investitore piuttosto che dalle persone da cui dovrebbero venire. Ok, allora abbiamo il fenomeno delle multinazionali che spostano le sedi in paradisi fiscali, non toglie ricchezza agli stati in termini di meno tasse. Multinational shipping money in tax havens, that's that impoverished states in terms of less tax revenues. Yes, it's what you call a race to the bottom. Sì, è quella che io prima chiamavo la corsa verso il basso. Now, we had a famous race to the bottom in the United States. Negli Stati Uniti abbiamo avuto una famosa corsa verso il basso. We let the individual states. Noi abbiamo i singoli stati. Set their pollution regulations. E questi singoli stati devono stabilire le proprie normative anti-inquinamento. That meant e questo significa the state that allowed the most pollution che lo stato che permette più inquinamento wins. Vince. They get all the business. Perché praticamente tutto il business va lì. It didn't end e alla fine until a river caught fire in Ohio. Fino a quando le cose sono andate avanti così fino a quando un fiume è andato a fuoco in Ohio. E si è capito che c'era bisogno di una serie di standard federali di riferimento.
to prevent the race to the bottom. Per evitare o arrestare questa corsa verso il basso. We have another race to the bottom going right now. Adesso c'è in corso un'altra corsa verso il basso. The states with the lowest taxes. Gli stati con le tasse più basse. Get the most business. Riescono ad aggiudicarsi più business. And the most people. E anche più popolazione. Florida has no personal income tax. Per esempio, in Florida non esiste un'imposta sulle persone fisiche. And what do states spend the most money on? E allora lo Stato dov'è che va a spendere i soldi? Education. Educazione. So the states with the... Per cui gli stati. So this means, questo significa appunto. The states that spend the least on education, gli stati che spendono di meno per l'istruzione have the lowest taxes, hanno le tasse più basse and get the most people to move there. E quindi molta gente si trasferisce lì. And Florida is one of the fastest growing states, e la Florida è uno degli stati a più rapida crescita. The states that has the least, the most expenditure on education, disposed of the least expenditure has the lowest taxes. Cioè quelli che spendono di meno per l'istruzione hanno e pongono le tasse più basse. Questo me lo sono fatto rispiegare. Cioè la gente va a vivere lì perché paga meno tasse, però questi stati investono molto poco nell'istruzione. So if you spend less on education, se si spende di meno per l'istruzione, you have lower taxes, si possono ridurre molto le tasse perché non bisogna investire lì. So you get more people and more business. E quindi arrivano le aziende, si trasferiscono e anche affluiscono più persone a vivere nel paese. So it's a race to the bottom. È una corsa verso il basso, come dicevamo. The states that's trying to spend less so they can have lower taxes and get more people. Chi investe di meno, gli stati che investono di meno, come nel caso dell'istruzione, possono ridurre le tasse e quindi la gente è attirata da questo a trasferirsi lì, così come le aziende. E vedete che cosa è successo del livello di pubblica istruzione negli Stati Uniti. Ed è una corsa verso il basso. Praticamente nessuno vuole mandare più i figli alle scuole pubbliche. Se lo possono permettere, li mandano nelle altre scuole. Okay, so we have the same thing. Abbiamo lo stesso tipo di contesto. Multinational tax. Proprio per quel che riguarda le multinazionali di cui si parlava. It's whoever, you know, charges the least for these corporations. Chi fa pagare di meno a queste aziende riesce ad aggiudicarsele in qualche maniera. You may not like this answer. A questa domanda magari non vi piacerà. Sono contento che non sia stata la prima cosa che ho detto. But there is no honest economist. Praticamente non esiste un economista onesto che vi dica che le corporation, le multinazionali dovrebbero pagare le tasse. All they do is pass it on to consumers. Praticamente non fanno altro che scaricarle sul consumatore. And it's usually the consumers that can afford it the least. In genere sono proprio i consumatori che si possono permettere di meno di spendere. So corporate taxes, e quindi le tasse, le imposte sulle società are highly regressive. Sono molto regressive. Lower the standards of living for, e portano a una riduzione dei livelli di vita, degli standard di vita, per quelli che se lo possono meno permettere. Okay. There are a lot of other things. Ci sono tante altre cose che si dovrebbero fare a livello di multinazionali. And government has every right e il governo avrebbe ogni diritto per farlo. Every right to regulate corporations. Ogni diritto di regolamentare le multinazionali, perché le multinazionali hanno bisogno di qualcosa dal governo, hanno bisogno di una normativa che gli conceda una responsabilità non limitata, e la responsabilità limitata è fondamentale per le grosse corporation. E questa responsabilità limitata praticamente viene concessa dal governo. E come tutte le concessioni governative, deve essere regolamentata e supervisionata accuratamente, perché altrimenti ne paghiamo poi noi le conseguenze. Okay. Tu vivi in Florida? No, I live in Florida. No,
now, questo è il grosso problema, si tratta di un errore o di un crimine? È stoltezza o è un piano? Perché cambia completamente la prospettiva. I think this refers to the innocent fraud. Okay, is it an error or is it a crime? Is it stupidity or is it a fraud? Because it changes completely the point of view. Well, I got the word innocent fraud from the late John Kenneth Galbraith. Ho preso questa definizione di frodi innocenti dall'economista scomparso John Galbraith, che aveva appunto scritto in merito alle frodi innocenti, però non nel settore finanziario. His innocent frauds were things like le sue frodi innocenti people who get paid the most or worth the most. Erano per esempio che le persone che vengono pagate di più valgono di più. Very important in those kinds of things. E quindi sono più importanti, insomma, cose di questo genere. My innocent frauds are in the financial sector. Mentre invece le mie frodi innocenti riguardano il settore finanziario. The presumption of innocence is la presunzione di innocenza, from the mind of John Kenneth Galbraith, it's his will. Secondo John Galbraith, rappresenta proprio la forza dell'idea. E questo è un punto importante. The presumption of innocence, la presunzione di innocenza, is actually more damning è più than the presumption of guilt. È più pericolosa della presunzione di colpa. È più colpevole della presunzione di colpa. It's a subtle point, but if you say, se per esempio si dice, you know, when you say it's innocent fraud, it's something that's easy to understand. Una frode innocente è una cosa facile da capire. Now it's the other guy's claim where he can say, adesso sono gli altri a sostenere. He's either mentally retarded or he's guilty. Cioè, si dice o è un problema di sanità mentale o di colpevolezza. So, if, you know, when I say that, per cui quando io dico when I say it's innocent fraud, quando parlo di frodi innocenti e la gente non capisce, that they don't understand that the government doesn't need the money. Non capiscono appunto che il governo non ha bisogno dei soldi. Now that person in government, adesso è il responsabile del governo in questione. Una volta capita la teoria, ha due scelte. O dice, sì, that. Non avevo capito, I was really that stupid. Sono stato veramente un cretino. Or he can say, well, I didn't oppure understand. Può dire, sì, l'avevo capito. And I was just being, you know, e io non l'ho voluto applicare, insomma, sono stato praticamente ho agito di mala fede. Per cui le due possibilità sono: era troppo cretino per capire, oppure che era in mala fede. Quindi in ogni caso non è messo in buona luce. Ok, la domanda di prima sulla Florida era una domanda retorica. Io ti chiedo, perché è importante per il follow up dopo, di chiarire una cosa che riguarda te personalmente, perché possiamo essere attaccati su questo. Tu vivi in un luogo dove la tassazione, almeno così viene detto, la tassazione è estremamente limitata. L'accusa che può venire è Warren Mosler parla bene, però poi non paga le tasse. Chiedo questo perché tu chiarisca per l'opinione pubblica qua qual è questa storia veramente, per non essere attaccati dopo. My personal taxes? No, that's your personal stuff. It's I pay my taxes. No. Le paga le tasse? I get audited every year. Okay, lo devi impegnare più chiaro. Lo controllo tutti gli anni. Problem of like we could be attacked here in Italy as our time attacked here because they claim that you know it's all very well what you say, but you're a guy who lives in this place where you live there. Okay, it's either in order to avoid paying lots of taxes to this government. So they can say, well, this guy is a tax avoidance
person, and he's teaching MMT, it's incompatible, we can be attacked. Okay, well, where are I'm asking you, okay, well, I live in the US Virginia. Io vivo nelle Isole Vergini statunitense. It's a US territory. È un territorio degli Stati Uniti. Everybody is a US citizen. Quindi sono tutti cittadini statunitensi, quelli che ci vivono. Abbiamo tutti il passaporto degli Stati Uniti. We use US dollars. Usiamo i dollari statunitensi. And we operate under the, direct supervision. Operiamo sotto la diretta supervisione del Congresso degli Stati Uniti. It's US soil, it's per cui è territorio statunitense, fa parte degli Stati Uniti come gli altri stati. Don't have enough people to become a state. Non abbiamo una popolazione sufficiente da diventare ufficialmente uno Stato. And we have a very bad economy. E abbiamo un'economia che non sta molto bene. To help the economy and to help employment. Per aiutare l'economia e anche l'occupazione, the US government started this program. Il governo degli Stati Uniti ha avviato questo programma. To get companies like mine, per attirare aziende come la mia, qualifying companies, quindi aziende che avessero i requisiti, under the rules set by Congress, in base a delle regole stabilite dal governo, to provide income and employment in the Virgin Islands, per poter fornire reddito e occupazione nelle Isole Vergini. The US Department of Interior, il Ministero degli Interni degli Stati Uniti, held conferences, ha tenuto delle conferenze e ha invitato delle persone come me a partecipare proprio con l'unico obiettivo di cercare di convincerci a trasferirci in questo territorio statunitense depresso, economicamente depresso. I moved down there under this program. Io quindi ho aderito al programma e mi sono trasferito lì. And a few others have done so. Insieme a qualche altro. Okay. It's not a loophole. Quindi non si tratta di una scappatoia. It's an actively promoted policy. È una politica attivamente portata avanti dal governo degli Stati Uniti. And they're trying to get more people to do it. E stanno cercando di convincere altre persone a seguire il nostro esempio. E questo spero che chiarisca una volta per tutte questa accusa che abbiamo ricevuto, che Warren Mosler era un evasore fiscale, eccetera, ok? Ok, questa domanda direi che è una delle ultime, comunque è abbastanza importante, perché insomma, se usciamo dall'euro per tornare alla lira, possono esserci azioni di rappresaglia da parte delle elite di potere, e questo dico che è probabilmente vero. Se sì, quali azioni di difesa si possono prendere? If we exit the euro, we start to the European technocratic elite will try to retaliate against us somehow, and I think it's pretty likely. What are the actions that the sovereign state, the sovereign currency, can undertake to defend itself? I have to look at this specific retaliation. Devo considerare queste rappresaglie specifiche. Ma non mi viene in mente nulla che possano fare per abbassare i livelli di vita. If they put, import restrictions, per esempio, se imponessero delle restrizioni alle importazioni on their own countries, nei vari paesi, restricting imports from Italy, quindi applicando delle restrizioni alle importazioni dall'Italia, with proper currency management here, con una corretta gestione valutaria in Italia, that would be a benefit for Italy. Questo potrebbe addirittura rappresentare un beneficio per il paese. Imports are benefits, exports are costs. Perché le importazioni sono un vantaggio, l'esportazione uno svantaggio, un costo. I don't know what they might do, cut off Io non so che cosa fanno, vi possono tagliare i cavi della televisione? Avete voi qualche idea di possibili rappresaglie che potrebbero essere attuate? Tentare di ripetere l'iperinflazione della Repubblica di Weimar. Un altro mito questo. Okay, so what happened under that? Che cosa è successo della
della Repubblica di Weimar. Had to pay war reparations. La Germania doveva pagare la riparazione di guerra. They had to pay them in foreign currencies. E dovevano pagare in valuta estera. In oro. And they were forced to run deficit. E sono stati obbligati ad avere un deficit. The annual deficit. Dei deficit annui, per così dire. 50% of GDP. Del 50% del PIL. Selling their currency. Vendendo la loro valuta, buying foreign exchange, selling lira to buy marks, to per esempio, vendere lire per comprare marchi e oro, tanto per fare un esempio, 4%, 5% every 4-5% al mese del PIL solo per la vendita della valuta, proprio per riuscire ad avere la valuta estera necessaria per pagare i danni di guerra. Of course that drives the currency. Ovviamente questo contribuisce ad affossare la valuta. And all the speculators knew they had to do this. E tutti gli speculatori sapevano che dovevano farlo. Maybe forever. Forse per sempre. And so the currency went down and quindi la valuta ha continuato a crollare, hanno continuato a vendere. The day they stopped that policy, e il giorno in cui hanno messo fine a questa politica, l'inflazione è finita. Any country that sells qualunque paese che venda il 50% del proprio PIL per comprare valuta estera crea un tipo di inflazione di questo tipo, e quando tale politica viene interrotta il problema scompare. Zimbabwe lost. Il Zimbabwe ha perso. And what you might call a civil war type of thing. Diciamo che si può chiamare una specie di guerra civile. They lost 80% or more of their production. Hanno perso oltre l'80% della propria capacità produttiva. Devastated. Una devastazione totale. They kept spending the same e hanno continuato a spendere come prima. And there are rumors. E ci sono voci. That some people in the government. E dicono che alcuni esponenti del governo spend money on themselves through the banking system. Spendano dei fondi per sé attraverso il sistema bancario per vendere valuta nazionale in cambio di valuta estera. Now, I don't believe government officials would ever do that, but io non penso che dei funzionari governativi possano mai arrivare a tanto. Comunque le voci ci sono state. Extreme situation. Situazione estrema. Nothing like what, let me volevo aggiungere un'altra cosa. Negli ultimi 4 anni la Fed ha fatto tutto il possibile per creare inflazione. Zero interest rates. Tassi di interesse a zero. Trillions in quantitative easing. Trilioni di dollari di quantitative easing. E ha fallito. Il Giappone ha cercato di fare tutto il possibile per creare inflazione per 20 anni, more deficits, more quantitative easing than the Fed. Ancora più quantitative easing che non la Fed. Zero interest rates. Tassi di interesse zero. 200% di rapporto debito PIL. E ha fallito. How hard is it to create inflation when you've got the 2 premier central banks? Deve essere molto difficile creare inflazione se abbiamo due grossissime banche centrali che hanno fatto tutto il possibile, everything in their tutto power. Quello che potevano. And failing. E non ci sono riuscite. It's not that easy. Non deve essere molto facile. It's always a special circumstance. Quindi devono esserci sempre delle circostanze particolari. Sì, questo è importante, perché noi veniamo bombardati da sta storia di Weimar e dello Zimbabwe, è una cosa che non se ne può più, comunque abbiamo spiegato tante volte, questa è una, di nuovo, un'ottima spiegazione. Come Poland, just all the airplane just crashed down with all government, because they didn't want to enter in Europe. It's not sure, but maybe it's about Poland.
La storia che, scusa, la conosco. No, è possibile così, non si riesce a capire. Sì, ma queste sono domande, però perdonatemi, io quindi ho una fila di domande così. Non è che come si fa? Non è che lui ha fatto un'indagine su cosa è successo, può rispondere a queste cose. Magari anche sapere come uno stato fortemente manifatturiero come l'Italia, che non ha materie prime, è molto più ricattabile, quindi diceva prima come si può fare, ditemi chiaramente, ma noi siamo ricattabili. Torino 2006 pagavamo il gas e 8 volte tanto. Perché... Sì, ok. One of the retaliations is that as big as we had no raw materials here, we can buy everything outside. So we could be blackmailed to go for the island. Well, so does Japan. Beh, anche il Giappone allora, no? Non hanno neanche loro molte materie prime. Crescita zero anche loro. Sì, perché hanno un deficit di bilancio troppo basso. Però non c'è stata nessuna rappresaglia contro il Giappone perché hanno la loro valuta. E quindi come li possono... Che rappresaglie possono fare? È come una guerra, però bisogna stabilire chiaramente che cosa significa. Cioè, le donne europee smetterebbero di comprare scarpe di Gucci, cioè, che razza di rappresaglia sarebbe questa nei confronti dell'Italia? Okay. Nessuno comprerebbe più delle Ferrari? No. Allora... qui un'altra domanda, poi direi che possiamo arrivare alla conclusione. Cioè, questa è abbastanza importante perché ci riporta al tema del valore di questi titoli di Stato, cosa veramente servono. Qui dice, con il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, la banca centrale era ancora in grado di finanziare la spesa dello Stato senza usare i bond. You're acquainted with the divorce between Bank of Italy? Yeah. Yeah. And the question is, would Italy be able to finance public expenditure, state expenditure, even without using state bonds at that time? Yes. Yes, yes, yes. La risposta è sì. The divorce wasn't necessary. Il divorzio non era necessario. And it changed very little. E ha cambiato pochissimo le cose. When you go back and look at the data, quando si riguardano i dati, what happened was, quello che è successo divorce, è stato che prima del divorzio the treasury would sell bonds, il tesoro vendeva titoli alla banca centrale and then the treasury would spend. E poi il tesoro spendeva and then the central bank would sell bonds. E poi la banca centrale vendeva i bond. Why did the central bank sell perché bond? La banca centrale vendeva i bond, i titoli after the treasury spent the money. Dopo che il tesoro aveva speso i soldi. Because if they did sell those bonds, perché se non avessero venduto i titoli, when the treasury spent, quando il tesoro avesse speso le lire, it would have driven the interbank rate il zero. Tasso interbancario sarebbe sceso a zero. The treasury wanted the interbank il tesoro voleva che il tasso interbancario, o meglio, la Banca d'Italia voleva che il tasso interbancario fosse superiore a zero. So they had to sell the bonds. E quindi hanno dovuto vendere i titoli to give those lira a place per to earn. Dare a queste lire una loro collocazione redditizia a place to earn their target interest rate. In maniera da poter raggiungere il tasso di interesse stabilito. With a floating exchange rate policy, se si ha una politica di tassi di cambio variabili, the allora rate will be il tasso interbancario sarebbe zero at all times, in qualunque momento, just like Japan, un po' come in Giappone, unless, a meno che the government offers, il governo offrisse an interest-bearing alternative, una alternativa anch'essa redditizia che desse un interesse to clearing balances, to reserve per balances. Riuscire a sistemare i conti. That is if the government has only checking ovviamente, se il governo ha solamente dei conti correnti
che non hanno quindi un, pagano un interesse, the interest rate for lira will be zero. Il tasso di interesse per la lira sarebbe zero. Treasury securities, i titoli del tesoro, are alternative accounts, sono dei, diciamo, conti alternativi. Bond savings accounts, li vogliamo chiamare conti di risparmio? By paying more interest, e pagando più interessi, that raises the level of interest rates, aumenta il livello dei tassi di interesse dell'economia. The purpose of treasury securities, l'obiettivo dei buoni del tesoro, whether the government knows it or not, che lo sappia o meno il governo, is to support interest rates, è di sostenere i tassi di interesse, not to fund expenditure, non finanziare la spesa. That was my message to e questo era il mio messaggio fondamentale al professor Spaventa. And as a student of monetary operations, e come studioso di sistema monetario, he immediately understood that. Immediatamente lui l'ha capito. And took appropriate action. Ed è intervenuto di conseguenza. Ok, allora adesso c'è un punto fondamentale. Io non riesco a finire le domande perché sono le 7. Siamo un'ora oltre il limite. C'è un punto fondamentale che mostra bene, che spieghi, perché per noi è utilissimo per capire di nuovo la fondamentale proprietà di uno Stato a moneta sovrana. Lo Stato a moneta sovrana è il monopolista della emissione di moneta e come tale stabilisce il prezzo di riferimento per tutto il resto. Vorrei che Warren Mosler spiegasse il concetto di Stato a moneta sovrana che stabilisce il prezzo di riferimento da cui puoi decidere. Questo è importantissimo per capire come lo Stato può regolare l'economia a nostro favore. This is my business card. Questo è il mio biglietto da visita. Does anybody want to buy one for 20 euro? Qualcuno lo vuole comprare per 20 euro? No. No? Would anybody like to stay afterwards and polish the floor? Magari qualcuno di voi vuole rimanere qui dopo pulire un po' per terra? If you do, I'll give you one of these for every hour. Se rimanete a pulire per terra dopo, vi regalo il mio biglietto e quindi ci risparmiate. Okay, this is not money. Ecco, questi non sono soldi. This is just litter. Sono spazzatura. Until I tell you one more thing. Fino a quando però vi dico un'altra cosa. There's only one door to get out of this room. C'è solo una porta per uscire da questa stanza. There's a man at the door. C'è un uomo lì alla porta. With a machine gun. Con una mitragliatrice. He works for me. Lavora per me. You can't get out of here without one of these. Voi non potete uscire da qui se non comprate uno di questi. Now some of you might stay. Adesso alcuni di voi accetteranno di stare qui a pulire i pavimenti per un'ora. You might give me some foreign exchange for my currency. Mi potete pagare anche in valuta estera. That's the tax man. Ecco, quello lì è l'esattore delle tasse, l'uomo alla porta. The tax man l'esattore delle tasse può cambiare la spazzatura in denaro sonante. If the European Central Bank said, se la banca centrale europea dicesse i biglietti da visita di Warren Mosler possono essere utilizzati per pagare 20 euro di tasse. You saw one of these on the ground. Se voi ne vedeste uno per terra, vi ci posereste sopra per raccoglierlo. Now why, what is going on here? Che cosa è successo allora? I have a simple monopoly. Io ho un semplice monopolio. I am saying demand Io and supply. Stabilisco la domanda e l'offerta. I have taxing authority. Io ho l'autorità di imposizione fiscale. I tell you how e quindi vi dicono quanti di questi dovete avere. I tell you what you have. Io vi dico che cosa dovete fare per poterveli procurare. I have no competition. Non ho concorrenza. Monopolists are always price. I monopoli sono sempre in grado di stabilire i prezzi, indipendentemente. You're the user of the currency. Voi siete gli utilizzatori della moneta e io sono l'emissore. You're a price taker. Voi dovete accettare il prezzo. And what happens when I say, cosa succede se io dico just joking, there's nobody at the door? Ah, stavo scherzando, non c'è nessuno alla porta. Allora non vale più niente. Okay. So, assuming there's this man at the door now, presumiamo che quest'uomo alla porta ci sia.
And I decide to pay io decido di pagare one card per hour to do work. Un biglietto da visita all'ora per il lavoro di pulizia pavimenti. And some of you don't want to do the work. Alcuni di voi però si rifiutano di pulire per terra. You'd like to pay somebody else to do the work for you. Voi decidete di pagare qualcun altro perché lo pulisca per terra al posto vostro. How many euros would you give him? Quanti euro gli dareste to go over the cards for you? Per guadagnarsi un biglietto da visita al posto vostro? How many tomatoes would you give him? Quanti pomodori gli dareste for you? Quanti pomodori gli dareste per guadagnarsi un biglietto al posto vostro? In other words, what would the market give for one of these knowing? Cosa darebbe per un biglietto di questo tipo sapendo che bisogna lavorare per un'ora per procurarselo? Maybe 20 tomatoes, I don't know, 20 pomodori? Is that about right? Potrebbe andare bene? Let's say 20 tomatoes. Now, diciamo 20 pomodori. Let's say I decided to diciamo pay che io decido di pagare two cards for every hour of work. Due biglietti da visita per ogni ora di lavoro. Now this very same card, e adesso questa stessa, questo stesso worth, cartoncino vale solo 10 pomodori. 100% inflation. Quindi un'inflazione del 100%. Se io dico che dovete lavorare tutto il giorno per procurare un cartoncino, potrebbe valere addirittura 100 pomodori. 100% deflation, you know, 1000% una deflazione del 1000%. The monopolist sets the price. E il monopolista stabilisce il prezzo. With the lira, the Italian con la lira, il governo italiano determines the tax. Determina l'imposizione fiscale. Then they determine what you have e to poi do determina quello che voi dovete fare to earn the money per to guadagnare the i soldi necessari per pagare le tasse. And there, they hold all the cards. E qui e tutti i cartoncini sono in mano loro. If they pay more for the same thing, se pagano di più per la stessa cosa, they've just reduced the value allora si riduce automaticamente il valore dei loro cartoncini e nel nostro caso della loro lira. Whether the government knows it or che not, il governo lo sappia o meno, the value of the il valore della valuta is what the government è says, quello che il governo dice you have to do it again. Che dovete fare per procurarvela. Ho spiegato bene? Now, let me add one more thing. Aggiungo una cosa. How can you save any of these? Come potete risparmiarli unless, questi cartoncini? Unless I spend more than I tax. A meno che io non spenda di più di quanto tasso. If the tax is 100 cards in total, per esempio, se la tassa è di 100 cartoncini in totale, unless I let you earn more than 100, a meno che io non vi faccia guadagnare più di 100, there will be no savings. Non ci saranno risparmi. I have to spend more than I tax. Devo spendere di più di quello che tasso. For you collectively, perché voi collettivamente a livello macro possiate essere in grado di risparmiare. I have to run a deficit. Devo quindi avere un deficit for you to save. Perché voi possiate risparmiare. My deficit equals il mio deficit è uguale ai vostri risparmi. To the last card. Fino all'ultimo biglietto. Same with the whole e lo stesso vale per l'intera economia. The US government deficit of $1 trillion. Il deficit del governo degli Stati Uniti di 100 trilioni di dollari added exactly $1 trillion of dollar savings. Corrisponde esattamente a un importo uguale di risparmi. To the global economy. E quindi questo ritorna sull'economia globale. Okay, so that, now what happens? Quindi, cosa succede if I don't let you earn enough cards se io non vi faccio guadagnare abbastanza bigliettini per pagare le tasse? Somebody's unemployed. Succede che qualcuno rimane disoccupato. In fact, ed effettivamente, when I first announced the quando tax, io ho annunciato la tassa all'inizio, and I didn't give you any way to earn this card. Non vi ho dato nessun modo per guadagnarvi questo biglietto, you're all unemployed. Eravate tutti disoccupati. You all need work that pays this card. Tutti trovare un lavoro per potervi pagare il biglietto. You can't get out of here. Perché altrimenti non potevate uscire da qua. In fact, in effetti, the purpose of the tax l'obiettivo della tassa è di creare disoccupazione. I'm the government. Io sono il governo. I want you to work. Io voglio che voi lavoriate per me. I want you to clean the io floor. Voglio che mi puliate per terra. Serve the army. Oppure voglio che andiate nell'esercito. Teach school. O voglio che andiate a insegnare nelle scuole. Oppure che lavoriate come avvocati. How do I get you out of the private come sector? Riesco a
farvi uscire dal settore privato e farvi entrare nel settore pubblico. I put a tax. Metto una tassa. And something you don't have. Qualcosa che voi non avete. And now I can use my adesso posso utilizzare otherwise worthless card il mio biglietto che altrimenti sarebbe completamente privo di valore to hire you per assumervi e farvi lavorare per me. Now why would I cause you to be perché causerei la vostra disoccupazione if I didn't want to hire you? Se non vi volessi assumere. That's pretty stupid. Sarebbe una stupidaggine. So the tax creates per cui la tassa crea la disoccupazione. The spending hires the people the tax costs to become unemployed. La spesa porta all'assunzione lavorativa di persone per le quali la tassa ha creato disoccupazione. I know I'm probably going to be able to spend more cars. Che probabilmente riuscirò a spendere più biglietti than the tax. Di quanto non sia l'importo della tassa. Why do I know that? E allora come faccio a saperlo? Lo so che alcuni di voi decideranno di risparmiarne alcuni di biglietti. Carry them in your pocket. Tenerseli in tasca. Maybe lose them when you do the wash. You left them in your pocket. Magari chissà lasciarli in tasca quando fate la lavatrice. I can't spend any less than the tax, but I'm probably going to wind up spending more. Non posso spendere meno della tassa, ma alla fine può darsi che spenderò di più. But if you want to work to earn cards to save, ma se voi volete lavorare per guadagnare dei biglietti da risparmiare, and I don't let you because I want to earn cards to save, e io non ve lo faccio fare perché io voglio pareggiare il bilancio, you're unemployed. Vi ritrovate disoccupati. Okay. C'è solo una cosa, poi veramente abbiamo concluso. Per favore chiarire un passaggio che può essere confuso. Quando tu dici se io monopolista della moneta decido di pagare il lavoro per ora il doppio, creo istantaneamente 100% di inflazione, però questo può essere inteso come un limite. No, ha detto se io decido di pagare due biglietti per la stessa ora di lavoro, creo immediatamente 100% di inflazione. Questo può essere inteso come un limite al governo ad aumentare il potere dei redditi. Vogliamo che chiarisca questa cosa. Yes. Okay, so in today's world, sì, nel mondo di oggi we have unemployment. Abbiamo la disoccupazione. We have excess capacity. Noi abbiamo un eccesso di capacità. So if you gave per cui se si desse a tutti un aumento di stipendio there would be a lot more things to buy ci sarebbero molte più cose da comprare di quante non ce ne siano ora. When there's excess capacity, se c'è un eccesso di capacità more money to spend, viene speso più denaro uses up the excess capacity. E gli utilizzatori si avvalgono della capacità in eccesso, per così dire. Inflation, non si crea inflazione until you're at full fino a quando si raggiunge la piena capacità. Now, when you are at full employment, se full capacity, si ha la piena occupazione, quindi il pieno utilizzo delle capacità, we're all growing tomatoes and there are only so many tomatoes for sale. Tutti coltiviamo i pomodori e ci sono tanti pomodori in abbondanza da vendere. If you just give everyone more money, se si desse semplicemente più denaro a tutti quanti, you won't get any more tomatoes. Non ci sarebbero più pomodori. You'll just drive the price up. Ne aumenterebbe solo il prezzo. And is that a crime? E questo è un reato? No. No. And so if you try per cui to se si cerca di dare un aumento and production and output increases, e aumenta la produttività, we're all more wealthy, siamo tutti più ricchi because we've worked perché and abbiamo more lavorato output. Per produrre di più. That's a good thing. E questa è una cosa positiva. If you try it again, se ci si riprova ancora, and all that happens is prices go up, we don't get more output. Praticamente succede solo che aumentano i prezzi, ma la produzione no. Because everybody's already perché working. Tutti sono già occupati, quindi già lavorano. So you've made a one-time adjustment si è fatto un aggiustamento, un attanto dei prezzi del 10%, but there's been no harm done except ma we all just change the price. Non c'è danno alcuno, sono cambiati solamente i prezzi. So maybe, so e quindi maybe forse si è fatto uno sbaglio, però la cosa non ha causato alcun danno. Italy's best years, gli anni migliori dell'Italia, the best levels of employment i migliori livelli di occupazione,
occupazione e di produzione erano caratterizzati forse da un 10% di inflazione. No, it wasn't a crime. E quindi non era un reato. It had distributional consequences. Ha avuto delle conseguenze sulla distribuzione. Seniors get hurt. Older people, retirees get hurt. Su, praticamente, ne risentono poi i pensionati di tutto questo. So you make adjustments to the pension. Per cui bisogna ovviamente intervenire sulle pensioni. Okay, and you adjust accordingly, because e quindi si fa quello che va fatto, però se c'è la piena occupazione. Producing maximum output. Si massimizza la produzione, you have happy people, le persone sono contente and a wealthy nation. E il paese è ricco. Ok, direi che... Ma la produttività, non la produzione, perché il professore ha parlato di produzione, ma la produttività, perché qui si parla di aumentare la produttività in Italia, secondo me causerà la disoccupazione. Vorrei sentire il suo parere. Aumentare la produttività only causes unemployment. Causa solo un incremento della disoccupazione. Because of policy failure, monetary perché policy failure. Fallisce la politica monetaria. Anytime there's unemployment. Tutte le volte che c'è disoccupazione, let's say because of productivity. Proprio conseguente, diciamo, alla produttività, the government always has the il governo ha sempre un'opzione, for whatever size government it has, a prescindere dall'entità di questo governo, either lower taxes, o abbassare le tasse, or grow the government, o far aumentare la spesa pubblica, quindi aumentare i servizi pubblici, quindi dipende, o ridurre le tasse o aumentare la spesa pubblica fondamentalmente. Quindi queste persone potranno quindi accedere ad altri posti di lavoro ben retribuiti. Se immaginate per esempio una famiglia agricola, una fattoria in mezzo al nulla, tutti che lavorano, coltivano la terra, riparano la casa, insegnano a scuola, si occupano degli anziani, ecco, una vita durissima. A un certo punto qualcuno inventa il trattore. A quel punto non abbiamo più bisogno di tutta questa gente che lavora i campi. Do they have nothing to do? E a quel punto che cosa? No. Non hanno più niente da fare? They're still have no, to fix the house, devono ancora riparare la casa, insegnare a scuola, fare mille altre cose. When you have a non-monetary quando si ha un'economia non monetaria, you have no unemployment. Non c'è disoccupazione. Indian tribes out in the US before questo money came in. Succedeva proprio negli Stati Uniti prima che arrivasse il denaro, e l'Africa per esempio, prima che venisse monetarizzata dagli inglesi, non esisteva nulla che si potesse chiamare disoccupazione. Un monastero, in un monastero non c'è disoccupazione, non ci sono soldi, niente disoccupazione. Per esempio un'unità militare, niente disoccupazione. Un branco di pesci, non c'è disoccupazione, perché tutti hanno da fare, tutti hanno delle cose da fare. L'unico caso in cui ci sia veramente disoccupazione è quando si introduce il denaro. The government doesn't spend enough, e il governo non spende abbastanza to cover the tax, da coprire le tasse, desire to save. E quindi le persone non riescono a risparmiare. And that's easily remedied by, e questo si può rimediare facilmente tax, riducendo le tasse or o aumentando la spesa. Ok, allora, poi,